La sorpresa ricevuta da Paola Caruso nei camerini di Verissimo. Finalmente un nuovo capitolo dopo il dramma. Finalmente dopo ospitate in cui, in lacrime e disperata, ha raccontato il dramma che vive ogni giorno da mamma, ieri è stato il momento di uno splendido capitolo. Paola Caruso ha annunciato qualche settimana fa che dopo l'incidente in Egitto e una siringa sbagliata a suo figlio Michele, non ci sono alternative. Il bimbo dovrà servirsi a vita del tutore per poter camminare normalmente, dopo che quell'episodio in vacanza a causa di una febbre fortissima, lo ha costretto in quelle condizioni. Paola si sente in colpa e combatte da mamma sola per rassicurare il piccolo, che a detta sua rigetta totalmente questa situazione, ma è quella con cui devono purtroppo fare i conti. La Caruso è stata adottata, il papà non c'è più e sua mamma combatte con una brutta malattia. Il padre di Michele non ha avuto intenzione di riconoscerlo e stargli vicino in questo momento. Finalmente però, un angelo ha deciso di fare capolino nella loro vita e di essere quel valore aggiunto che da tempo la giovane madre cercava. Paola Caruso e Gianmarco si sposano. Un dolcissimo omaggio dopo la puntata di Verissimo. A Verissimo commossa e felice, Paola Caruso ha annunciato che sta per sposarsi. Ha incontrato per caso, un giorno al bar durante la colazione, un uomo con suo figlio. I bimbi hanno cominciato a giocare. Da cosa nasce cosa e da quel momento, non si sono più lasciati. Il suo compagno si chiama Gianmarco. Come lei ha un bambino e non si è mai sposato, Paola è quella giusta e i due presto, convoleranno a nozze. Il mio Michele lo chiama papà, ha rivelato emozionata dimostrando ancora una volta come questa persona, entrata nella loro vita con estrema delicatezza, sia diventata una figura importante anche per suo figlio. Dopo aver ringraziato tutti i fan e chi l'ha vista in TV per il supporto e gli auguri a seguito dell'annuncio nella nota trasmissione di Canale 5, Paola ha mostrato sui social due bellissime cose. In primis l'anello con il quale l'uomo le ha chiesto di sposarla. Successivamente ha fatto vedere su Instagram un mazzo di rose rosse che ha trovato a seguito della registrazione, e che le ha fatto recapitare in camerino quello che a breve sarà suo marito, Gianmarco. L'amore aggiusta tutto, qui ce n'è tanto e finalmente per la Caruso, dopo anni di dolore, critiche e periodi difficili, è arrivato il momento di sorridere e di pensare in grande con una persona preziosa per lei e per il piccolo Michele.